Buon pomeriggio a tutti, oggi è domenica, Tullio Trapasso, City Report, Comitato Antiracket e Antiabusivismo. Torniamo a visitare questa struttura in via Medici del Vascello, il famoso campo rom verticale. E seguiteci, vedrete le immagini. City Report, stiamo rientrando dentro Medici del Vascello, oggi è domenica, domani ci sarà la manifestazione della Lega, andiamo a vedere cosa troviamo. Non c'è nessuno. Questo è un palazzo privato non messo in sicurezza. Prima cosa che deve fare il comune è mettere in sicurezza, obbligare a mettere in sicurezza questi palazzi di privati. Siamo al primo piano di via Medici del Vascello, il campo rom verticale, come vedete, zaini, borse, gioielli. Questo è il piano che viene dato, tra virgolette, in affitto giornaliero ai passanti, ai richiedenti, che non hanno stanze fisse, quindi non hanno la corrente, il televisore, gli stereo, è rimasta solo una cassa qui, come ricordo, del passato, perché gli altri sono trasferiti tutti ai piani superiori dopo l'ultimo ingresso della polizia, che ha sfondato praticamente un po' di porte in questo piano. Poi, come vedete, qua dentro si tengono anche le foto. Ricordo, perché è come se fosse la casa.
Poi siamo a un quarto d'ora da Piazza Duomo, ci troviamo in via Medici del Vascello e a 50 metri di distanza c'è un nuovo cantiere con case che partono dai 180.000 euro. A 50 metri di distanza. E c'è questa situazione. Siamo al terzo piano. Ed eccoci, siamo rientrati finalmente in questo terzo piano che era tutto lucchettato. Siamo con Francesco Rocca del Municipio 4, è entrata una bombola, ci sono i sorveglianti, la gente è scappata chiudendo le porte, però stavolta diciamo che siamo stati più fortunati e quindi siamo entrati a vedere. Cosa mi dici di quello che stai vedendo ora? Qui siamo a un quarto d'ora da Piazza Duomo, 50 metri c'è un nuovo cantiere dove le case partono da 180.000 euro, Sala che ci dice da mesi che ha l'ossessione delle periferie, dobbiamo portarlo qua il sindaco a vedere com'è la situazione. E io sono pienamente d'accordo con Francesco, è la terza volta che mi trovo a rientrare qui dentro e sicuramente non è una bella situazione sapendo che qui ci vivono donne, bambini, oltretutto gente che via di espedienti, spacciatori, ladri, e c'è un pericolo con le bombole di gas, la corrente che viene rubata e l'acqua che viene rubata. Comunque seguiteci, andiamo avanti. Comitato Antiracket, si tira il portuglio trapasso, Daniele Vento, vai. Thank you.
Eccoci, siamo al quarto piano, oggi stiamo visionando tutta la struttura, siamo con Storia Italiana Rai 1, Francesco Rocca, il nostro mitico amico Fabio e tanti altri amici che ci hanno seguito, Davide, Paolo Rusconi che fa le immagini, Daniele Menti. Che dire, una situazione veramente incredibile in questo quartiere fantasma dove alle spalle si sta costruendo appunto un nuovo quartiere sul verde senza pensare alla riqualificazione di questa. Quindi ci chiediamo, ma Beppe Sala... Facciamo vedere anche dove si trova il nuovo quartiere. È a 50 metri. Vieni, scusateci, ma il pavimento non è il meglio. È questo. Quello scheletrato che vedete lì. Chiaramente tutti i palazzi accanto sono quasi tutti occupati abusivamente e abbandonati da anni. Continuiamo a chiederci che senso ha, al di là delle politiche economiche, forse dei vantaggi che ne possa avere una giunta, magari a livello proprio personale, qui serviva più una riqualificazione di tutte le proprietà che ci sono qua intorno, un miglioramento delle infrastrutture, delle luci e comunque dare una vita a questo quartiere che in questo momento è totalmente, come dico sempre, un quartiere fantasma. Abbiamo qui Francesco, siamo arrivati fino quasi all'apice, al cielo di Milano, di questo palazzo. Cosa mi vuoi dire dopo che hai visto tutto quello che c'è? Qui, come diciamo sempre, il Comune di Milano ha l'obbligo morale di intervenire e obbligare i proprietari, che sono privati, di mettere in sicurezza questi stabili, perché sono in mano a sbandati, spacciatori e tossicodipendenti. Infatti siamo anche vicini alla stazione di Rogoredo. Ripeto, a 50 metri c'è un nuovo cantiere e siamo a un quarto d'ora da Piazza Duomo. Ma ha senso, te la faccio io la domandona, poi se vuoi non mi rispondere. Ha senso invece di riconvertire tutta l'area che è già presente e cementare ancora? No, non ha senso. Non ha senso anche perché questa è un'ampia zona cementificata, questo era un ex centro direzionale, abbiamo palazzoni fantasma, sono cattedrali del deserto, nel deserto. E quindi come vi diciamo sempre, a volte la politica, anzi purtroppo a Milano molto spesso la politica degli interessi che sicuramente non sono quelle dei quartieri, dei milanesi, dei cittadini. Vi salutiamo, seguiteci, andiamo avanti.
eccoci, oggi è domenica ma non ci riposiamo mai, siamo tornati a vedere la situazione di questo camprom verticale in via Medici del Vascello. Siamo qui con delle persone che gratuitamente, per spirito di amore proprio della propria patria, della città, vengono a esaminare queste situazioni dove molto spesso sono controverse sia per le istituzioni comunali che anche forse per le forze dell'ordine. Siamo nel tetto di questa struttura, che adesso vi spiegherà meglio la collocazione Francesco Rocca del Municipio 4. Tra poco vedrete che dal tetto di questa struttura alle nostre spalle c'è il famoso boschetto e la stazione di Rogoredo. Sì, qua davanti abbiamo tutta l'area dell'ortomercato, proprio qua davanti. Alle nostre spalle abbiamo invece il nuovo cantiere in costruzione, quello che dicevamo prima, dove le case partono da 180.000 euro e a 100 metri c'è questo degrado. Di là abbiamo il quartiere di Santa Giulia, un quartiere residenziale. Invece dove ci sono gli alberi abbiamo il boschetto di Rogoredo. Sono palazzi che comunque vengono presi di mira sia dagli spacciatori che dai tossicodipendenti, perché la vicinanza c'è dalla stazione di Rogoredo. Quindi noi ci troviamo proprio al centro di una serie di problematiche. Siamo alla fermata dell'autobus in Viale Zama, questa è la famosa scuola di Viale Zama Angolo Berlese, quella che qualche giorno fa ha avuto la visita della polizia locale con i gruppi cinofili. Purtroppo, non avendo murato, non avendo messo in sicurezza, la situazione è sempre la stessa. Qui arrivano i drogati che non possono arrivare a Rogoredo, hanno l'appuntamento qui, vengono qui a comprare le dosi. Chi interessa viene fatto entrare dentro, chi non interessa viene lasciato fuori, viene lo scambio proprio qui alla fermata. Comunque entriamo. Quella ragazza purtroppo sotto effetto di sostanze stupefacenti che era qui mezza imbambolata insieme agli spacciatori. I giacigli sono rimasti qui, adesso andiamo su a cercarli sui piani.
Questo è il famoso posto dove è stata trovata la seconda ragazza, che era fattissima ed era qui, non riusciva neanche ad andare via. Gli era stato consigliato di andare via, ma come vedete è rimasta qui, ci sono le sue cose da donna e vive in questa stanza con gli spazi. Thank you.
Ed eccoci amici, finalmente abbiamo terminato questo giro di quest'inferno a due passi dal quartiere Fantasma, due passi da Rogoreda, dal Boschetto della Droga. Insieme a Rai 1 Storie Italiane abbiamo visionato questa scuola di Viale Zama Angolo Berlese, che la settimana scorsa doveva essere a posto, in regola, pulita e sgomberata. In realtà, dopo l'intervento della polizia locale, nessuno ha pensato a chiudere e a murare, quindi abbiamo ritrovato, come vedete nel filmato, praticamente tutti i componenti di questa struttura, i delinquenti, i criminali che abitano qui dentro, più i tossici, tutti presenti. Per oggi vi salutiamo, vi ringraziamo tutti quanti di averci seguiti e a presto. City Report, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo, Tullio Trapasso, e avanti.